e dopo settimane di lotta vicino ai dipendenti che si occupano delle pulizie degli uffici comunali e gli accordi presi, si esprimono i sindacati di categoria Fisascat CISL. Sull'accordo, dopo un'estenuante trattativa chiuso alla presenza dei rappresentanti sindacali di Fisascat, Filcams e dell'amministrazione comunale della CM Service, l'azienda subentrante nell'appalto, ci tocca fare delle dichiarazioni. La lotta, la determinazione e l'impegno profuso in queste settimane, ha dichiarato Teresa Pintacorona, segretario generale della Fisascat CISL territoriale, hanno portato all'obiettivo che ci eravamo prefissati: garantire la dignità lavorativa dei 37 lavoratori con quello che garantisce il minimo contrattuale. Abbiamo da subito, continua la Pintacorona, respinto la proposta iniziale da parte della CM Service delle 11 ore. I lavoratori hanno difeso con grande fermezza e allo stesso tempo grande dignità il loro posto di lavoro. Hanno così ieri siglato il nuovo contratto che li lega alla società vincitrice dell'appalto. Un epilogo frutto anche del lavoro della stessa amministrazione, che si è profusa a tutti i livelli competenti affinché venisse tutelato il diritto al lavoro ed il rispetto del contratto nazionale. Il contratto siglato garantisce pienamente le 14 ore di lavoro e sgombra qualsiasi possibile rischio futuro per i lavoratori che si occupano delle pulizie degli uffici comunali. Grande responsabilità del sindacato e della stessa amministrazione ha anche dichiarato Paolo Sanzaro, segretario generale della UST CILS Ragusa Siracusa, presente a più riprese insieme alla segretaria regionale Fisascat Vera Carasi alle trattative. Siamo partiti dal concetto più elementare, rispetto del contratto nazionale di lavoro e attraverso questo della dignità dei lavoratori. La sigla è un risultato importante, ma che non ferma l'azione del sindacato. UST e Fisascat CISL restano vigili sul sistema dei servizi e sulle garanzie di ogni singolo lavoratore.